quanto riguarda il Ministero delle Imprese del Made in Italy, questo round negoziale che si è concluso il 24 novembre con la Commissione europea e poi il 5 dicembre con la decisione ufficiale del Consiglio, adottata poi l'8 dicembre dall'Ecofin, quindi a livello consiliare, perché il PNRR alla fine l'atto è una Council Implementing Decision, quindi è il Consiglio che chiude la partita negoziale. È un round negoziale, dicevo, che è andato molto molto bene, perché da un lato abbiamo avuto nuove misure sia in REPowerEU sia anche nella revisione del PNRR, quindi per un totale circa, parlo di nuove misure, di 9 miliardi, che è un totale molto importante poiché rappresenta un po' più del 60% del totale delle nuove risorse disponibili per il piano italiano. Queste 9,2 miliardi sono distribuiti in varie misure e in particolare quella un po' iconica di transizione 5.0 che vale 6,3 miliardi, poi misure per la manifattura di tecnologie green, oltre che per la trasformazione dei processi produttivi delle imprese in senso green, ancora una volta, quindi l'ambientalizzazione dei processi produttivi, e poi per le filiere strategiche, quindi sempre programmi di supporto alla manifattura, quindi una misura che vale 2 miliardi e mezzo, ancora una misura per le piccole e medie imprese, soltanto per le piccole e medie imprese, relativa al supporto all'autoproduzione, quindi supporto agli investimenti per favorire l'autoproduzione di energia rinnovabile presso le piccole e medie imprese, 320 milioni. Abbiamo poi, rispetto a misure esistenti che hanno avuto un top-up, quindi una dotazione in più, 100 milioni in più sul Digital Transition Fund, che invece fornisce supporto tramite investimenti in equity, nel caso specifico, lo dice la parola, Digital Transition, quindi imprese per imprese che lavorano nel settore operano nel settore del digitale. C'è poi una nuova riforma, su riforma degli incentivi, in cui il governo parte da una base che è la legge delega incentivi approvata negli ultimi mesi del 2023. Alla Commissione questa idea è piaciuta e ha chiesto di inserire questa riforma nel PNRR. E la revisione del PNRR, come dice anche la parola, ha modificato misure esistenti. Quindi alcune misure sono state ritoccate nel nostro caso, quindi del MIMIT, nessuna in termini di importo. Abbiamo avuto bisogno di ritoccare all'interno delle descrizioni degli investimenti o delle milestone e target alcune cose che, alla luce poi delle mutate circostanze, dovevano essere riviste. Quindi l'altra positiva notizia di questo negoziato concluso molto di recente è che abbiamo fatto un lifting, potremmo dire così, ad alcune misure affinché siano più facilmente implementabili nel corso dei prossimi, ci mancano circa 2 anni e mezzo ancora, no? Di PNRR. Siamo alla metà del guado fino alla decima rata, che sarà di giugno 2026, e abbiamo poi per qualche misura, sia nuova sia di quelle modificate, configurato la trasformazione in facility. Alcune misure del PNRR, poche ancora, però alcune sono state trasformate in facility, che significa che gli investimenti fatti dalle imprese non avranno l'obbligo di concludersi entro il 2026, come invece generalmente nei vari investimenti PNRR, ma potranno protrarsi anche dopo. Era il punto di approdo unico possibile per investimenti nuovi. Questo meccanismo, che poi noi avremo piacere, lo stiamo studiando, l'abbiamo negoziato, abbiamo piacere anche di divulgarlo all'inizio del 2024, un po' meglio nelle sue peculiarità, consentirà di avere più margine operativo. Dobbiamo sapere che la decisione di esecuzione oggi esiste, è pubblicata, è stata notificata. Quello che manca è che a brevissimo sarà fatto, l'ha già annunciato il governo, il DL PNRR 4, che quindi in gennaio darà attuazione a tutto questo pacchetto e poi da lì scaturiranno altri atti attuativi, però alcune misure, per esempio la transizione 5.0, saranno attuate con norma primaria e quindi saranno poi quasi immediatamente operative. Peraltro occorrerà attendere i bandi, ma il tempo in più che abbiamo recuperato strutturando queste misure in facility ci lasciano molto tranquilli anche sulla possibilità di mettere veramente a terra tutte queste risorse. Non tutti i ministeri hanno scadenze a 6 mesi, però un po' tutti, si pensi alla quinta rata, ci sono 52 obiettivi di quasi tutti i ministeri, quindi si viene chiamati il MIMIT, certamente ogni semestre ha sempre qualcosa.
un solo semestre non ho avuto nulla che era il dicembre del 2022. Per il resto vedo sempre scadenze perché sono tantissime misure, sono 16 oramai, con un ammontare molto rilevante, circa 28 miliardi più il piano nazionale complementare, e quindi siamo sempre impegnati. Allora noi, se guardiamo un attimo al passato, cioè al mese di novembre, neanche tanto passato, quindi settembre rendicontata, novembre approvata dalla Commissione, la quarta rata. La quarta rata per il Ministero comprendeva tre misure molto importanti: i progetti di comune interesse europeo, i PCEI, quindi idrogeno 1 e 2, cloud e microelettronica, l'aggiudicazione di tutti gli appalti della misura tecnologie satellitari, quindi la spesa economy, che porteranno poi nel 2026 a realizzare determinate attività che poi potrò magari illustrare, e un target molto importante di ammettere a finanziamento almeno 700 imprese femminili. Noi più altri ministeri, quindi, abbiamo rendicontato la quarta rata alla Commissione europea il 28 novembre, l'ha positivamente valutata e la rata sarà pagata entro fine anno. Per quanto riguarda la quinta rata, invece quella in scadenza a dicembre, perché la quarta era in scadenza a giugno, quella prossima di dicembre il MIMIT è impegnato in due misure: una milestone, la riforma della proprietà industriale, che noi abbiamo già realizzato entro il 30 settembre scorso, come era previsto, e poi un investimento, quindi abbiamo un target di firma di almeno 40 contratti di sviluppo, meglio, approvazione di almeno 40 contratti di sviluppo, nella misura che supporta la competitività e resilienza delle filiere produttive. Quindi anche questi 40 contratti già approvati, fino a qualche giorno fa, quindi anche quello potremmo darlo come conseguito, fermo restando che poi entro fine anno si rendiconta a Bruxelles. Poi la Commissione europea ha quantomeno i mesi di gennaio e febbraio, però potrebbe anche prenderne di più per la valutazione in termine tecnico, detto assessment, delle rate. Come rendicontate, c'è proprio un articolo del regolamento, che è il 24, del regolamento 241/2021, che prevede come si verifica, come si fa l'assessment. Poi andiamo a giugno, quindi andiamo sulla sesta rata, giugno 2024, e avremo la rendicontazione di una parte dei beneficiari di transizione 4.0 più la norma istitutiva di transizione 5.0 che di marzo si rendiconta a giugno. Quindi la sesta rata per noi è anche molto molto importante. E poi dalla settima in poi, quindi stiamo parlando di dicembre 2024 e seguenti, è un concatenarsi di tante tante misure da rendicontare. Per ora, a mio avviso, c'è da essere anche soddisfatti, perché tutte le misure sono andate bene per il nostro Ministero e per tutta Italia, ci sono nuove risorse, vanno attuate, però al momento io direi guardiamo con fiducia a quello che verrà, sapendo che però non bisogna distogliere l'attenzione da una concentrazione massima ed anche da uno stimolo. Noi facciamo anche il monitoraggio dell'avanzamento, quindi uno stimolo a chi deve attuare. Il nostro ruolo è anche capire come stanno andando le misure, prevenire ritardi. E le unità di missione fanno anche questo, quindi stare sempre un po' vigili e vigilare affinché non ci siano ritardi o errori di attuazione che poi possono portare a un taglio o totale o anche, sarebbe comunque dannoso e pregiudizievole, parziale delle rate.